Va bene, allora oggi facciamo qualche esercizio sui cani d'urlo che abbiamo visto insieme la settimana scorsa. Permettetemi solo prima di aggiungere una piccola appendice sul livello di descrizione dei cani d'urlo che non abbiamo avuto tempo giovedì ancora di vedere. Allora, questo esempio essenzialmente l'ho messo, l'ho richiamato perché essenzialmente ci ricorda quasi tutto ciò che possiamo fare con i casi d'uso, nel senso che non ci sono proprio tutti i costrutti, ma abbiamo la nozione che ci sono degli attori, dei casi d'uso, delle partecipazioni di attori ai casi d'uso, con un ruolo di attore primario. Talvolta, anche se è un'eccezione abbastanza rara, possono esserci degli attori di supporto, ossia ulteriori attori che aiutano l'attore primario a completare il proprio obiettivo. In questo caso si fa vedere che un attore di supporto, ma potrebbe anche essere primario, non è una persona vera, ma è un servizio informativo esterno, per esempio il servizio informativo della banca, no? È possibile, anche qui stiamo in una casistica molto limitata di casi in cui questo possa essere richiesto. E poi ci possono essere delle relazioni tra i vari casi d'uso, e due relazioni che abbiamo visto sono la relazione di inclusione, quando un caso d'uso include alcuni passaggi che sono comuni magari ad altri casi d'uso e quindi possono essere messi, diciamo così, all'esterno, oppure di estensione, quando l'utente a un certo punto può cambiare l'obiettivo che si è dato durante l'interazione con il sistema, l'include e l'extend. Questi obiettivi, questi casi d'uso possono essere descritti a vari livelli di completezza, di estrazione, di dettaglio. Cioè, uno potrebbe definire dei casi d'uso a livello molto alto, che noi chiameremo livello summary, dove immaginiamo un caso d'uso è lo studente gestisce il proprio carico di dati, per riprendere gli esempi che facevamo la settimana scorsa. Quindi non è un obiettivo specifico, è un'area funzionale del sistema in cui l'utente vuole entrare, che è diverso dall'utente gestisce la tesi, le richieste di tesi, pensando sempre al sistema della didattica. Dopodiché questo livello summary, che è come dice il nome, un summary, quindi un aggregato a livello, diciamo così, più generale di un dettaglio che verrà dopo, al di sotto di questo livello summary ci sono gli specifici obiettivi dell'utente, quindi livello user goal, livello in cui si vede effettivamente l'obiettivo dell'utente. Allora, a livello user goal potremmo dire ovviamente l'utente vuole, non so, inviare una richiesta di tesi, vuole inviare una richiesta di completamento tesi, vuole caricare il lavorato finale, e questi passaggi qua che sono le singole azioni che posso fare all'interno dell'ambito più ampio, come chiamiamo lo summary, della gestione della tesi. Quindi ce ne accorgiamo, perché nel momento in cui parliamo di user goal c'è un obiettivo specifico che si completa con un'azione specifica, di solito abbiamo anche un verbo che ce lo denota: carica, inserisce, richiede. Mentre invece a livello summary, come dicevamo, pongo l'obiettivo di svilupparci, di entrare, di fare qualcosa all'interno di un'area funzionale. Per questa area funzionale ci sono varie cose, varie azioni possibili, per cui mi manca anche la specificità del verbo, per cui dirò gestisce il proprio profilo, gestisce la tesi, gestisce il carico di dati. Questo verbo, a me viene da usare questo verbo gestire, che è molto generico. All'interno gestisce il proprio profilo, vuol dire cambia la fotografia, vuol dire lo rendi, modifica le impostazioni di privacy, vuol dire tante altre azioni specifiche. Quando entro nello specifico riesco anche a dire quello che succede. Quando rimango nel generico e sono più nel vago, ciò che riesco a specificare è, come dicevo, l'area funzionale. Sto lavorando sul profilo, sulla tesi, sulla carriera, eccetera. Quindi a livello di decomposizione, per evitare di avere una distesa piatta di centinaia di casi d'uso a livello di user goal, tra cui è difficile poi orientarsi, quello che si può fare è identificare le aree funzionali del sistema, attribuendole agli attori che le possono utilizzare, facendo un diagramma di casi d'uso a livello summary.
alcuni casi d'uso molto generici. Appunto, come linea guida io mi direi lavorando per aree funzionali del sistema. Dopodiché ciascun caso d'uso a livello summary può essere esploso attraverso un opportuno uno o più diagrammi dei casi d'uso a livello user goal che vanno a dettagliare quali sono gli user goal specifici all'interno di quell'ambito, di quell'area funzionale. E quindi fare un diagramma generico e una serie di diagrammi specifici. Il livello più basso è il livello che qua chiamiamo sub-function, sottofunzione, che è dedicato quasi sempre ai casi d'uso inclusi, che non sono veri e propri casi d'uso perché manca l'obiettivo specifico, il valore aggiunto per l'utente, bensì sono alcune funzioni, sottofunzioni che vengono utilizzate dagli altri casi d'uso. Quindi è il livello più di dettaglio. Quindi se il caso d'uso è voglio caricare un corso nel carico didattico a livello di user goal, a livello sub function avrò la funzione che mi permette di selezionare un corso dall'elenco di corsi possibili, che è una cosa non banale, per cui magari va descritta a parte perché devi fare le ricerche, selezionare, aggiungere, togliere, eccetera, ma da solo non serve nulla, cioè non è un obiettivo in sé quello di trovare un corso in un elenco, è una sottofunzionalità che è utile, funzionale, asservita al scopo di, che invece ha un valore per l'utente, allo scopo di aggiungere un corso per il didattico, questo sì, porta valore per l'utente. Quindi abbiamo questi tre livelli, quindi sempre bene chiarirci di quale livello stiamo parlando. Per default, se è sottinteso, se non diciamo nulla, parliamo sempre del livello user goal. Ok? Quindi normalmente quando si parla di caso d'uso, senza specificare ulteriormente, ci stiamo riferendo ai casi d'uso a livello di user goal, che sono quelli rispetto ai quali abbiamo fatto praticamente tutta la discussione la volta scorsa. Se invece vogliamo scendere di livello oppure salire di livello, allora espliciteremo casi d'uso a livello summary oppure casi d'uso a livello sub-function. Come lo indichiamo? Beh, il livello summary, dicevo, sono un po' una sorta di indice, no? Table of contents, di quelli che saranno i casi d'uso a livello user goal. Come facciamo a identificarlo? Beh, etichettiamo nel caso in cui facciamo un caso d'uso a livello summary, con la parolina, con lo stereotipo summary, il caso d'uso stesso, così non c'è confusione. Quindi dice il cliente può gestire sia le può gestire le transazioni oppure entrare nella parte informativa del sistema. E l'impiegato può fare operazioni di manutenzione. Poi quali siano queste operazioni di manutenzione o quali siano questi contenuti informativi che il cliente può, a cui il cliente può accedere, da questo lo scopriremo quando vedremo il caso di uso del user goal relativo a quello specifico caso di summary o a quell'altro specifico caso di summary. Vabbè, la stessa cosa con i sub-function, l'avevamo già visto prima, questo stesso diagramma di prima, qui abbiamo specificato meglio che questi casi, autorizzare e autenticare, sono casi d'uso a livello di sub-function, così come vedete non hanno un attore primario, no? Perché una sottofunzione non è quasi mai un obiettivo di per sé che abbia raggiunto per attore primario. Qui per completezza abbiamo annotato con user goal anche i casi d'uso a livello user goal, ma visto che vale la regola del sottinteso, user goal possiamo anche ometterlo, non specificarlo, no? Perché comunque la versione sottintesa. Mentre invece il caso sub function e il caso summary, se capita, lo dobbiamo indicare esplicitamente nel disegno. Ok, proviamo a applicare queste cose al nostro esempietto solito dei vaccini, no? Che è relativamente semplice, soprattutto perché ha pochi attori, o meglio, la maggior parte delle azioni vengono fatte da un attore solo. Però cerchiamo di capire qual è. Allora, da dove partire? Beh, sempre partire dalla comprensione del sistema. Però un modo relativamente facile di costruire diagrammi di casi d'uso è quello di partire da diagrammi delle attività, che comunque ci danno già una descrizione funzionale, anche se macroscopica, di ciò che il sistema può fare. Allora, andiamo a rivedere i diagrammi di attività e cerchiamo di enucleare quelle che sono le azioni indipendenti tra di loro, di senso compiuto,
e limitate nel tempo e nello spazio, l'abbiamo poi chiamato così la volta scorsa, che i singoli attori possono svolgere. Questi saranno i nostri casi d'uso. Quindi ci accorgeremo a volte che una singola azione a livello di activity diagram in realtà implica 3-4 casi d'uso diversi, perché magari quell'azione lì, come l'avevamo scritta, era semplice, ma poi quando ci immaginiamo come deve essere svolta, richiede, può essere svolta in modi diversi, può essere fatta in più tappe diverse, e allora da una singola azione ci faremo più casi d'uso. Oppure può essere che un insieme di azioni che abbiamo articolato con un dettaglio maggiore nell'activity diagram salti fuori un solo caso d'uso a livello di user core, perché magari quell'articolazione è una scelta che però essenzialmente bisogna arrivare fino in fondo perché abbia un valore per l'utente, e quindi non posso fermarmi a metà e dire il caso d'uso è fino a qua, poi dopo c'è un caso d'uso diverso. Ricordiamoci sempre che il caso d'uso si conclude, lo posso dichiarare concluso quando c'è un obiettivo, questo obiettivo ha senso per l'utente e questo obiettivo è stato raggiunto. Ok, allora andiamo un po' a vedere cosa avevamo fatto noi. Noi avevamo diversi casi d'uso, cioè su diversi diagrammi di attività, ad esempio questi sono indicati in ordine alfabetico, ma se noi partiamo c'era una dati anagrafici della famiglia, adesso prendiamo una qualunque delle varianti, non ci interessa perché non stiamo... Dovevamo... tutte le azioni preliminari relative alla registrazione della famiglia e alla modifica dei dati anagrafici della famiglia stessa, no? Dei figli della famiglia stessa, essenzialmente. Allora, chiediamoci quali siano gli attori coinvolti e i casi d'uso, quindi gli obiettivi che questi attori possono porsi. Allora, in questo caso, tutto questo diagramma di attività, l'attore, l'unico attore è sempre solo la famiglia, che è l'attore principale della maggior parte, no, di questo sistema. Quando parliamo di sistema informativo, ovviamente non c'è un caso d'uso, non c'è un attore, perché non c'è un'interazione col sistema. La regoletta che dice che un attore può anche essere un sistema, è un sistema esterno, però non è il nostro sistema. Quindi quando parliamo delle azioni svolte dal sistema informativo, questo non genera, non ricade nessun caso d'uso. Dopodiché, prendiamo questo diagramma, quanti casi d'uso faremo? Ci sentiamo di fare. Allora, quali sono gli obiettivi indipendenti di senso compiuto che la famiglia, visto che la famiglia è identificata come attore, si può dare? E qui ne vedo due. No? Il primo caso è registrarsi al sistema, che posso fare, oggi mi registro, domani vado a verificare i dati, lo posso fare in due momenti diversi, e quando mi sono registrato comunque dentro di me ho fatto un passo avanti. È un'azione indipendente, è un'azione che mi porta comunque un certo valore, un certo significato. E poi questi altri, il resto del diagramma probabilmente è un caso d'uso solo. Perché potrebbe essere famiglia legge i dati presenti e dice se sono corretti. Se mi fermassi lì avrei la famiglia che dice che i dati sono sbagliati. Questo però non è compiuto, cioè sono sbagliati e allora cosa ci fai? Allora li correggi. Quindi io questo la potrei vedere in due modi diversi. Io vedrei un unico caso d'uso che si chiama famiglia corregge o verifica e corregge, ma corregge meglio i dati anagrafici, o al limite potrei vedere due casi d'uso, uno semplicemente famiglia visualizza i dati anagrafici con un'estensione sulla correzione dei dati stessi. Però questo adesso ci ragioniamo sul diagramma. Quindi ciò che stiamo dicendo è che esiste a livello, e quindi creiamo un diagramma dei casi d'uso, a livello di casi d'uso, diciamo un diagramma a livello summary che ci riassume tutto, da cui poi andremo a costruire i singoli diagrammi a livello user call. E stiamo dicendo che il nostro attore principale è la famiglia. Attenzione che se io scrivo famiglia qua, si arrabbia. Non me lo lascia scrivere.
perché mi dice no, ma guarda che famiglia è una parola, un nome che hai già dato, esiste già, è il nome della classe. Ok? E quindi dagli un nome diverso. Allora io, certo, per non inventare i nomi strani, tendo a chiamarlo act come actor, trattino famiglia. Quindi tutti gli attori li chiamo act qualche cosa e così evito problemi di conflitto di nomi. Questo però mi ricorda una cosa importante che abbiamo già detto già nella prima lezione, che un conto è l'umano che agisce col ruolo di famiglia all'interno del sistema e quindi fa cose. Fa cose nel diagramma delle attività, vedo quali sono le sue competenze, è soggetto delle azioni e diventa attore nei casi d'uso. Un conto sono le informazioni che il sistema informativo ha sulla famiglia, e che quindi queste informazioni sono dati scritti su un foglio di carta, e che non fanno azioni, non compiono nulla. E qui ce lo ricorda, guarda che non puoi chiamare nello stesso modo la persona e i dati sulla persona. Sono due cose completamente distinte e compaiono in luoghi completamente diversi. Okay? Questo ci sembra sempre ovvio, però nei diagrammi delle classi a volte si vedono poi delle relazioni che in realtà dovrebbero rappresentare le azioni svolte dalla persona, no? Le relazioni tra le informazioni rappresentate nel diagramma. Comunque, l'attività famiglia, uno, ragioniamo a livello summary, no? Questo è un livello summary, stiamo impostando, una delle aree funzionali di questo sistema è la registrazione iniziale, che fa una volta sola. Questa registrazione iniziale la dichiariamo come attività a livello summary. Questo lo scriviamo nella casellina che si chiama stereotype, che c'è in tutti gli elementi di ASP, che permette di indicare una specificità a piacere nostro, a tutti gli elementi praticamente, qualunque elemento può avere la casellina stereotype. Adesso aggiustando il proiettore si vede tutto. No? E questa casellina stereotype ho scritto summary e così mi compare qua. E quindi l'attore famiglia partecipa al caso d'uso registrazione iniziale. Questo è quello del libro summary, che si articola in più casi d'uso a livello user group. Quindi ci teniamo aperto questo caso d'uso a livello summary come indice generale, e poi per ciascuno di questi blocchi ci facciamo un diagrammino in cui andiamo a spiegare nel dettaglio cosa succede lì dentro. Allora faccio a questo punto il diagramma dei casi d'uso che chiamerò registrazione iniziale, in cui ovviamente chi è l'attore o chi sono gli attori? Beh, l'attore che può partecipare a questi casi d'uso sono gli stessi attori che partecipavano a casi d'uso a livello summary. Visto solo aggiungendo dettagli, aggiungendo informazioni, è come se entrassi dentro quel caso d'uso e dicessi ok, la gestione iniziale in che cosa consiste? Consiste, dicevamo, in almeno due azioni, in almeno due casi d'uso diversi a livello user goal, che sono la famiglia si registra al sistema e la famiglia corregge i dati anagrafici dei figli. Queste sono due azioni, due casi d'uso diversi, entrambi a livello user goal, ciascuno dei quali porta un risultato, porta un valore tangibile, comprensibile per l'utente. Sono indipendenti, dicevamo, posso fare il primo senza necessariamente voler fare subito il secondo, posso decidere di fare il secondo anche non contestualmente al primo. Ovviamente c'è un vincolo in più che qua non si vede,
che è una falsa indipendenza. Non si può fare correggere dati grafici se non sei registrato al sistema. Questo lo sappiamo. C'è scritto nel diagramma delle attività, c'è una freccia che dice chiaramente che può arrivare, il token può arrivare a fare azioni che contemplano la correzione dei dati grafici solamente se prima c'è stata una registrazione al sistema. Questa informazione qua non la vediamo, se no si capirebbe più nulla. Ma qui vediamo questi casi come se fossero, diciamo, indipendenti dal punto di vista dell'utente, della volontà dell'utente. Lui può aver fatto uno, l'altro, l'altro. Poi non tutti sono attivabili in qualunque momento. Ma questo è un altro vincolo che il diagramma di attività porta, che il sistema informativo non lascerà fare una certa cosa se il diagramma di attività non lo prevede. Qui stiamo appiattendo il diagramma delle attività in qualche modo, dicendo ok, va bene, con tutti questi vincoli va bene, ma alla fine quali sono le cose che l'utente può fare? Le potrà fare in momenti diversi, sì, ma quali sono? Queste. Quindi queste sarebbero, no, la mia proposta di due attività, due casi d'uso a livello user goal, che derivano dal summary registrazione. Se qualcuno vuole, un altro modo di vedere la stessa cosa potrebbe essere di aggiungere un terzo caso d'uso in cui la famiglia semplicemente consulta i dati anagrafici propri e dei figli. Cioè, noi possiamo pensare, e torno al diagramma di attività, che la famiglia guarda questi dati semplicemente perché vuole guardarli, controllarli, eccetera, e poi basta, esce dal sistema prima di, senza necessariamente confermare o senza necessariamente segnalare che c'è un errore, li ha visualizzati e basta. Quindi stiamo progettando noi il sistema, quindi ci stiamo chiedendo: ha senso fornire all'utente una funzionalità di visualizzazione e basta di questi dati, separata dalla funzionalità di correzione, la quale correzione potrebbe anche voler dire vedo che vanno bene e schiaccio ok, però sono entrato in una modalità mentale in cui voglio modificare potenzialmente, poi se tutto va bene non ci modifico nulla. Cioè un po' come dire, sono due azioni diverse: aprire un file in sola lettura o aprire un file normalmente in modalità normale, in cui magari non modifico nulla, però nel momento in cui l'ho aperto così sapevo di poterlo modificare. Allora, sta a noi. Come sempre il testo su questo non può dire tutto, e anche il diagramma delle attività lo possiamo interpretare in modo diverso. È chiaro che se lo aggiungiamo vorrà dire che in qualche modo il sistema dovrà guidare l'utente in due azioni diverse, dovrà chiamare in modi diversi, in modo che l'utente non si confonda entrando nell'una quando pensa di entrare nell'altra, entra questa, poi si arrabbia perché non riesce a correggere o cose del genere, no? Vabbè, ma questi sono problemi separati. Quindi già vediamo che ogni caso d'uso implica già una certa quantità di lavoro poi nella realizzazione del sistema, e poi il sistema dovrà realizzare questa funzione più vera. Bon, sta a noi decidere se questo lo vogliamo aggiungere. Se decidiamo di aggiungerlo, non ci può sfuggire che questi due casi d'uso in realtà sono molto vicini tra di loro. Per cui un utente che inizialmente aveva detto sì, te lo do un'occhiata ai dati, semplicemente per stamparli, per verificarli, non mi ricordo più il codice fiscale del mio quinto figlio, andiamo a vederlo lì, ma magari quando sono lì mi salta all'occhio un errore e mi viene voglia di correre. Allora, se è così, io non obbligo l'utente a chiudere questa funzionalità e aprirne un'altra. Magari gli faccio, come dicevamo la volta scorsa, una scorciatoia. Sono entrato in modalità sulla lettura e poi gli do un bottone alla funzionalità, passa, abilita, modifica. Allora, questo è il tipico caso in cui si può modellare come estensione. La correzione anagrafica dei figli, pur essendo un caso d'uso perfettamente legittimo di suo, può anche essere un'estensione della consultazione dei dati anagrafici. E quindi aggiungiamo una freccia extend, la troviamo qua, la frecciolina con la E, tra correggere dati anagrafici e consulta dati anagrafici.
Quindi la correzione dei dati può essere un'estensione, un potenziamento, un completamento maggiore rispetto alla semplice consultazione. Visto dal punto di vista dell'utente, l'utente può entrare in corregge, fare le sue correzioni, salva, finisce, oppure entrare in consulta, consultare e uscire, oppure ancora entrare in consulta, a metà accorgersi che vuole correggere e a questo punto passare, entrare dentro il caso d'uso, correggi. Continuare, quindi questo caso d'uso inizia ma non finisce perché la fine ce l'avrà già. E dov'è un'altra azione che compiamo sempre, ma io qua non ho scritto, dov'è che fa il login? Cioè dov'è che mette l'username e la password per farsi riconoscere come famiglia Tizio piuttosto che famiglia Caio? Allora, questo non lo mettiamo. Fa parte di quelle funzionalità che sono talmente scontate che evitiamo di dover ripetere ogni volta. Quindi non l'abbiamo messo nel diagramma delle attività, non abbiamo messo nel diagramma di caso d'uso. Nel momento stesso in cui dico l'attore famiglia fa queste cose, vuol dire che l'ho già riconosciuto. Se no sarebbe un attore generico, un attore anonimo, sconosciuto. Cioè, finché voi non mettete il vostro nome lì dentro quella casellina, il sistema non sa chi siete. Quindi non so se siete famiglia, il medico, la scuola, siete un utente generico. L'operazione di login che cosa fa? Vi promuove da utente generico a utente specifico. Allora, quando io in diagramma del caso d'uso metto un tipo di utente specifico, un attore con un certo ruolo ben definito, vuol dire che a monte l'utente si è già autenticato e il sistema è stato in grado di riconoscerlo come utente che avesse quel privilegio. Questo è il motivo per cui non mettiamo così. Se lo volessimo mettere, ma non lo mettiamo, sarebbe modellabile in un modo di questo genere. Un caso d'uso login, diciamo, a cui però non accede l'attore famiglia, ma accede un attore generico, anonimo. Un attore anonimo, un utente generico, non registrato, non autenticato al sistema, cosa può fare? Beh, può vedere delle cose, magari la parte informativa, dei regolamenti, delle norme, eccetera, va bene. Oppure può fare il login e a questo punto diventa, dopo il login, non sarà più anonimo ma sarà un attore di un certo tipo. Quindi mettere il login come caso d'uso di un attore specifico è sbagliato, perché se sono un attore specifico l'ho già fatto il login. Ecco, se volessimo modellare anche questa parte, no? Che non fa parte del nostro esercizio, ma siamo qui per ragionarci, quindi nessuno ce lo impedisce, magari di avere una parte di informazioni, informazioni è una parte summary ovviamente, che è accessibile all'utente. Quindi l'utente anonimo semplicemente può leggere la parte pubblica, l'informazione del sito, oppure può fare login e a questo punto diventa una cosa normale. Se notate, login l'ho messo come caso d'uso a livello di user goal, non ho scritto nulla, non ho scritto summary, perché quello è un'azione specifica. Non è un ambito all'interno del quale ci sono tante cose, no? In realtà le informazioni le posso vedere anche dopo che ho fatto il login. Quindi quest'area informativa potrebbe essere, cioè consultare le informazioni in casi d'uso, compresi nel summary, nell'area informazioni, possono essere accessibili anche alla famiglia, perché sono l'utente anonimo, cioè non è che devo fare logout per poter vedere le informazioni. Questo come lo modello? Beh, il modo migliore è quello di riconoscere che la famiglia, l'attore riconosciuto come famiglia, è un tipo particolare dell'attore generico. E
quindi tutto ciò che può fare l'attore anonimo può anche essere fatto dagli attori specifici. A maggior ragione mi verrebbe da dire. E questo l'ho modellato con la freccia di generalizzazione tra attori. Vabbè, questa parte in alto non faceva parte dell'esercizio, l'abbiamo voluta per ragionarci. Poi direi che questa parte che abbiamo fatto completa le azioni che ci sono qua. Adesso noi avevamo il correggi dati anagrafici che era qua. Dov'era? No, non abbiamo fatto il correggi dati anagrafici qui. Che articolava in questo diagramma cosa vuol dire correggere i dati anagrafici, quindi il tipo di correzione, inserimento, cancellazione, eccetera. Queste sono tutte operazioni a livello sub-function, se lo volessimo modellare. Cioè non è di per sé l'obiettivo diverso. Quando io accedo al sistema non posso accedere con l'intenzione di modificare la data di nascita di mio figlio perché è sbagliato, perché non lo so ancora se è sbagliato nel momento in cui accedo, non so ancora se devo aggiungere un figlio perché gli manca in quell'elenco. Quindi queste qui non sono di per sé obiettivi, perché non me li posso porre a priori, li scopro strada facendo. L'obiettivo è, adesso mi metto qua, dedico 10 minuti a sistemare i dati anagrafici. Quello sì. Il sistema che si deve sistemare. L'obiettivo è raggiunto non quando ho corretto la data di nascita di un figlio, perché magari devo anche correggere il luogo di nascita dell'altro. È un'altra operazione che devo fare. Finché non le faccio entrambe, l'obiettivo non l'ho raggiunto. È solo metà raggiunto. Quindi se noi volessimo entrare un pochino di più in questo dettaglio, cosa che normalmente non è richiesta perché all'esame chiediamo il livello user goal, non quello sub function, ma se per noi fosse importante farlo vedere, qua potremmo dire che correggere i dati anagrafici in realtà include due casi, due sottocasi, vabbè, sarà fatto di vari passaggi, tra cui la correzione dei dati di un figlio, oppure l'inserimento di un nuovo figlio, dei dati di un nuovo figlio. Inserisce, abbiamo sempre usato con verbi attivi. Questi sono due casi di livello sub-function. Sia questo, sia l'altro. Che magari sono complicati dal punto di vista dell'interfaccia, dell'inserimento dei dati, del controllo dei dati, per cui preferiamo descriverli a parte e metterli in evidenza che ci sono, ma di per sé non sono un obiettivo utente, user goal. Fanno parte di azioni magari complesse necessarie per raggiungere la correzione dei dati anagrafici dei figli, la quale invece è l'obiettivo utente. E quindi li rappresentiamo attraverso un'inclusione, quindi la freccia con la I. La correzione dei dati anagrafici include, può includere, queste due sottofunzioni. Direi che
sulla parte di registrazione iniziale non abbiamo altro da dire. Poi c'è la parte di controllo vaccinazioni. Andiamo a vedere l'activity diagram. Dice: la famiglia seleziona un figlio, visualizza l'elenco dei vaccini e conferma la correttezza. Sistema informativo per vedere le anomalie, la famiglia corregge l'elenco, la famiglia visiona l'elenco delle anomalie. Allora, queste sono le azioni che abbiamo progettato insieme. Chiediamoci quasi siano i casi d'uso, quindi singole interazioni indipendenti, senso compiuto, limitate nel tempo, che la famiglia può compiere. Qui l'attore è sempre la famiglia. Allora, due cose facili. Famiglia seleziona un figlio, non è un caso d'uso da solo. Quindi sarà il primo passo di un caso d'uso più ampio che viene sotto. Seconda osservazione. Sistema informativo verifica l'anomalia sui vaccini del figlio. Allora io qua mi chiedo quanto ci mette, quanto tempo ci mette. Cioè, io entro, verifico, correggo, faccio una serie di correzioni, inserimenti, eccetera, eccetera, poi dico l'elenco è corretto, ho due casi. O il sistema informativo fa il suo controllino e mi dice subito ci sono delle anomalie oppure no, oppure per qualche motivo, non è questo il caso probabilmente, ma la risposta non me la può dare subito. Mi dice va bene, elaboro la cosa e ti faccio sapere quando ho finito, oppure torna domani a vedere la risposta. Quindi può darsi che, visto che qui è l'accelerazione del sistema informativo, che l'azione successiva dell'utente sia contestuale ancora, cioè nello stesso momento, nello stesso contesto, nello stesso browser in cui sono seduto, oppure debba venire differita. Viene più tardi nel tempo perché nel frattempo il sistema informativo fa un'attività. Ho un'attesa di un segnale e non so quando arriverà il segnale, quindi non posso obbligare l'utente a stare lì fermo in attesa che arrivi il segnale. Ho una pausa, una clessidra, cioè ho qualche cosa che fa sì che l'azione successiva dell'utente non possa essere, o non necessariamente, non possiamo sapere a priori se può essere contestuale con l'azione precedente. Se c'è qualcosa che rompe in mezzo, sono due casi più separati. Sarebbe due casi più separati. Inserisci i dati e poi controlla in un secondo momento la correttezza della procedura. No, come quando voi aprite un ticket con la segreteria studenti, che un millisecondo dopo che avete aperto il ticket cominciate a mandare mail a destra e a sinistra dicendo nessuno ha ancora risposto. È tempo che qualcuno lo legga. Però sapete che la risposta non dovreste sapere, che la risposta non arriva contestualmente alla richiesta, arriva dopo qualche tempo. Perché, come dicevo, atteso il segnale, attività complessa del sistema informativo, clessidra, oppure, non ho detto prima, azioni di altri attori. Cioè, per esempio la segreteria, io faccio carico un ticket e poi devo aspettare che ci sia un altro attore della segreteria che risponda. Solo dopo potrò vedere la risposta. Allora, caricare il ticket e vedere la risposta sono necessariamente due casi diversi. Ok? Mentre invece qua, in questo caso, non mi sembra il caso, no? Cioè, c'è anche descritto nel testo, l'abbiamo visto sul modello concettuale, che questa verifica è semplicemente un controllo di date e di obbligatorietà oppure meno dei vaccini a seconda dell'età, quindi è una cosa che se è informativo, se ci mette 100 millisecondi è perché è fatto male, no? E quindi non crea un rallentamento, non crea una cesura nel flusso di interazione tra utente e sistema. Quindi l'azione successiva fa ancora parte del flusso di interazione precedente. Quindi un po' la domanda è: quante volte l'utente può barra deve alzarsi dal computer per andare a fare altro, poi tornare e riprendere un'azione diversa? Quindi in questo caso, nel momento in cui salva, dice conferma,
istantaneamente il sistema gli darà a posto oppure ci sono queste anomalie. Istantaneamente dal punto di vista dell'utente. Poi noi ci siamo scritti questo per ricordarci che dobbiamo fare l'algoritmo che controlla le date. Allora, in qualche modo stiamo concludendo che questo diagramma delle attività si mappa tutto su un unico creduto. Cioè io qua dentro potrei magari girare 8 ore, ma è un'unica sessione. E l'unico modo per uscirne, tra virgolette, con la soddisfazione dell'utente, è che l'utente abbia detto, salvo, secondo me è corretto adesso. E meglio ancora se poi il sistema mi dice sì, è vero, non ci sono anomalie. Poi ovvio che nessuno obbliga l'utente a stare 8 ore lì, in questo caso lui si può sempre interrompere a metà, lui avrà salvato fino a un certo punto, poi lo riprende domani, però vuol dire che se l'ha interrotto a metà, diciamo, lo diciamo anche noi, l'ha interrotto a metà vuol dire che non ha finito, non è concluso, non è compiuto, ma non lo può riprendere da dove era rimasto, ricomincia da selezionare un figlio e rivedere i suoi vaccini e lui si ricorda dove è arrivato e quindi va avanti a controllare. Non è il sistema che lascia, no, non rimane in sospeso quella procedura del sistema, no? Un po' come quando lasciate un browser troppo aperto su un sito, lui dice sessione scaduta, deve rientrare e farlo rientrare. Se pensate di andare via. Per aiutarci a distinguere i casi, non immaginiamoci mai la pausa di un minuto, che confonde. Quando pensiamo a una pausa, ci stacchiamo, passiamo subito al domani, passa un giorno. Allora, quando riapro il browser mi ritrovo esattamente sul punto di prima, oppure devo ricominciare una procedura che magari è semplice, breve, ma devo ricominciarla. Poi la ricomincio con dei... non ho perso i dati, Non è che le modifiche che ho fatto ai vaccini di ieri le ho perse per sempre. Ho cominciato a fare alcune modifiche, ma non avevo detto, ho chiuso il sistema prima di dire fammi dal controllo perché secondo me le correzioni le ho fatte tutte. E quindi io ero cosciente che ho dovuto interrompere prima di aver finito. Allora, tutto questo significa che noi abbiamo un caso d'uso, cioè un'area funzionale che è il controllo vaccinazioni, che mi devo aggiungere nel mio livello summary, qua, e se vogliamo corrisponde a un diagramma dei casi d'uso a livello di Jargol molto semplice. Facciamo un diagramma di casi d'uso che si chiama controllo vaccinazioni. Nei quali la famiglia anche qua, se vogliamo, possiamo usare lo stesso meccanismo della volta scorsa, la famiglia può visualizzarsi semplicemente la vaccinazione oppure correggere la vaccinazione con un extender che permette di passare l'una all'altra. Se vogliamo usare... alla fine stiamo progettando un sistema, se lo rendiamo coerente, cioè il sistema si comporta nello stesso modo nelle varie parti, è più facile per l'utente orientarsi. Quindi la famiglia consulta elenco vaccinazioni e poi avrò la famiglia che corregge elenco vaccinazioni. Sono due azioni separate, la prima in sola lettura, la seconda in modifica e tendenzialmente c'è un'estensione dalla seconda alla prima. Come minimo serve quella sotto. Quella sopra l'abbiamo aggiunta di più. Questi sono obiettivi. La famiglia vuole correggere l'elenco delle vaccinazioni. Ok. Inizio. Nel momento in cui dico voglio correggere l'elenco delle vaccinazioni, so già che ci vorrà un certo tempo.
so che quando dico questa frase, vabbè, non è che ho un minuto di tempo vado a correggere dentro dell'assegnazione, no, già che devo controllare le date, il codice, i certificati, l'espansione, quindi ci vorrà un certo tempo. Sarà un caso d'uso pesante in termini di impegno per l'utente. Però l'obiettivo o è raggiunto o non è raggiunto, o ho fatto la correzione o non ho fatto la correzione. Faccio una correzione, mi sembra prendermi in giro come obiettivo. Il mio obiettivo è fare una correzione, poi lo smetto, ne faccio un'altra domani, con calma, non mi stanco troppo, che non è. Non porta valore aver fatto una correzione. Fatto una correzione è un pezzo di questa. E andiamo a vedere a livello di sottofunzioni che cosa comporta fare queste correzioni. Perché noi abbiamo correggi elenco vaccini che avevamo già analizzato e ci dice, va bene, guarda che tu puoi modificarlo o inserirlo, e inserirlo ovviamente è un'operazione leggermente diversa perché ti richiede il certificato in PDF, inserirlo eccetera, oppure magari ce l'avevamo dimenticato, per fortuna che abbiamo l'activity diagram a ricordarcelo. Una delle azioni possibili nella gestione dell'elenco dei vaccini, mi viene la parola, è l'esenzione. Allora, in questo caso è un terzo, sono tre sottofunzioni possibili. E quindi il nostro, se vogliamo esplicitarlo, già che ci siamo lo facciamo, abbiamo tre sottofunzioni che sono, dov'è qua, inserisce nuovo vaccino e il PDF relativo, modifica vaccino e vaccino, e inserisce esenzione. Riusciremo a scrivere giusto l'esenzione. Ecco, questi tre sono tre casi d'uso inclusi che possono verificarsi all'interno della correzione dell'elenco delle vaccinazioni. Ecco, in questo caso particolare, tanto per dire che le regole assolute in questa materia non esistono, in studio di esenzione mi viene tanta voglia di considerarlo come caso d'uso a livello di user goal. Perché vado dal medico, mi faccio fare l'esenzione e poi apposta vado sul sistema e inserisco. Mentre la correzione dell'elenco è più una cosa di manutenzione di un elenco, controlliamo se tutto a posto, questo invece potrebbe essere l'intenzione con cui l'utente adesso accede al sistema. Quindi mentre inserisce un nuovo vaccino, modifica vaccino, le considero solamente a livello di sottofunzione, quindi funzionali, asservite, schiave rispetto alla correzione delle tue vaccinazioni, questo è anche incluso, ma potrebbe anche essere richiamato separatamente, direttamente dalla famiglia come obiettivo. Quindi diventa anche uno user goal, un caso d'uso che di per sé ha un suo obiettivo, quindi lo definiamo il user goal, qui non c'è scritto. Non c'è scritto perché è sottinteso il user goal, oppure fa parte del processo di correzione. Quindi vuol dire che io mi sto immaginando che dal punto di vista dell'interfaccia utente io do una voce esplicita inserisci in esenzione oppure controlla l'elenco dei vaccini. Poi sempre controlla l'elenco dei vaccini,
posso correggerli, eccetera, e lì mi ritrovo di nuovo la voce inserisci un'iscrizione. Che ovviamente se viene richiamata da qua, io ritorno qua e posso fare altre correzioni dopo. Se invece viene richiamata da qua, inserisci un'iscrizione, è finita questa qui, ritorno diciamo al menu principale. Quindi ho due percorsi diversi per attivare questa funzione. Uno nel contesto di un correggi in vario modo e rimango in quell'ambito, l'altro una funzione separata, esterna, una sorta di scorciatoia che mi manda direttamente lì quando voglio solo inserire l'esenzione. E quindi non mi devo colpire l'elenco di tutti, perché tanto non, in quel momento non voglio correggerlo neanche con meno informazioni per correggere. Ho solamente in mano un pezzo di carta col codice che è bene che inserisca nel sistema prima di perdere. Questo include, forse è opzionale, uno potrebbe anche non metterlo, ma in realtà lo metto per coerenza con l'activity diagram, perché nell'activity diagram abbiamo detto vabbè, l'inserimento di esenzione fa parte dell'attività di correzione, allora usiamolo, adottiamo lo stesso sistema qua. Però qui ci stiamo ponendo domande più pratiche, cioè l'utente, quelle funzioni, come le attiva, da dove ci arriva. E allora scopriamo che magari questa funzione è un pochino più speciale delle altre. E decidiamo che per l'utente vogliamo creare un percorso più visibile, più facilitato per fargli aggiungere questa, che non è semplicemente modifica una data minore, ma è essenzialmente inserire, completa una procedura complicata che è partita dall'appuntamento col medico, prendo la macchina, parcheggio, eccetera, eccetera, per avere questo foglio di carta. No? E poi si completa così. Tutta la parte della macchina, il sistema informativo non la vede, ma l'importanza di poter inserire questa funzione magari la vediamo in evidenza. Però, come sempre, è una possibile soluzione, quella che sto facendo io adesso, sto ragionando insieme a voi in questo modo. Non è né l'unica né la più giusta, eh? Ricordiamocelo sempre. Altro, cosa è rimasto d'altro? Dunque, le activity diagram hanno tutta la parte sui... e rimangono il medico e il dirigente, che fanno cose. In particolare, il medico cosa fa? Allora, qui abbiamo un caso d'uso, che è una activity diagram, scusa, un processo, che abbiamo modellato in modo, direi, estremamente dettagliato. Seleziona il figlio, seleziona il vaccino, eccetera, perché l'abbiamo dettagliato così per ribadire il fatto che questo codice generato dal sistema informativo aveva bisogno di queste due informazioni. Però né seleziona il figlio, né seleziona il vaccino, né l'unione di queste due cose di per sé sono un obiettivo. Questa è un'azione del sistema informativo, quindi non la guardiamo, è un'azione che non interrompe il flusso di esecuzione, perché presumiamo che sia istantanea, e quindi tutto questo nuovamente è un unico caso d'uso. Il medico vuole generare un codice di esenzione, okay? Per farlo deve fare tre passaggi o due. Quindi non sappiamo se queste due cose avvengono prima una e poi l'altra, oppure in un'unica videata ti chiedo entrambi i dati. Lo decideremo più avanti in due fasi, in due passaggi intermedi. Prima la narrativa e poi l'interfaccia, la videata. Però sappiamo che a valle di queste, che siano uno o due passaggi, non abbiamo finito. Non ci può essere una sensazione di soddisfazione fino a quando non vediamo sto maledetto codice. Quindi, stessa cosa di prima, nel summary a questo punto abbiamo un attore nuovo, che è l'attore medico, che anche lui, se vogliamo, è un tipo di attore anonimo, perché mai lo vogliamo togliere, anonimo, generico, ecco, usate il termine che preferite. Sicuramente non è un tipo di famiglia. Questa generalizzazione non si può fare tra medico e famiglia, perché il medico, in ruolo di medico, non può fare le cose che fa la famiglia, non può correggere i dati anagrafici della famiglia, non può correggere l'elenco dei vaccini. Poi, per carità, se lui, come persona fisica,
a casa c'ha dei figli, allora avrà anche un login come famiglia, che è separato, indipendente rispetto a quello che metti. E cosa può fare a livello summary? Può fare la generazione di codice, genera codice di esenzione. Questo è già di fatto un caso d'uso a livello user goal. Se abbiamo un senso estetico, non ci piace che negli stessi diagrammi ci siano cose a livello summary, a livello user goal, e quindi ci facciamo un diagramma separato. Ma se no andrebbe benissimo. In questo caso abbiamo un diagramma che contiene solo, tranne il login che è un caso malato a parte, caso d'uso a livello summary. E poi ci sarà un caso d'uso genera codice di esenzione. Ops, non è questo diagramma. Use case diagram. Genera. Codice di esenzione in cui il solito medico, andiamo a prenderlo da qua per pigrizia, genera il codice di esenzione, no? Posso chiamare in stesso modo, però questa è quasi pedanteria, no? Volevo scrivere due volte, uno come summary e l'altro come user goal, che è l'unico user goal di quel summary. Vabbè, perché il sistema nostro in realtà si è concentrato sul paziente, sulla famiglia, no? Se il sistema fosse vero, probabilmente il medico avrebbe tante altre cose in più da fare, tante altre funzionalità in più. E analogamente succede col dirigente scolastico, che dopo che il sistema informativo ha verificato tutte le anomalie, il dirigente scolastico consulta l'elenco dei figli in regola. Quindi anche questo è un'azione unica. Questa parte ovviamente non la vediamo, non fa parte del caso d'uso, rimarrà solamente questa, una consultazione di un elenco. Quindi abbiamo un altro attore, che è il dirigente, anche lui eredita ciò che fanno gli utenti anonimi, e anche lui può avere accesso solamente alla funzionalità di visione elenco. Figli in regola. Che possiamo etichettare come summary sapendo che al momento avremo un solo caso user goal da inserire. Se mi si chiede fai il diagramma dei casi d'uso a livello summary, vediamo solo questo, e a livello summary ci deve essere. Se mi si dice fai il diagramma di d'uso a livello user goal, serve l'altro. No? Un diagramma che mescoli un po' di summary e un po' di user goal nello stesso disegno è abbastanza poco leggibile. No? E quindi, poi per il tipo di esercizi che facciamo noi, quasi sempre c'è una parte predominante e poi il resto del sistema si prende la funzionalità per far capire che c'è qualcuno prima e dopo, ma il grosso in questo caso qua lo fa. Ovviamente, a maggior ragione, non c'è qua ciò che già non c'era in Activity Diagram, quindi la famiglia comunica col medico.
o il medico dice il codice della famiglia, eccetera, eccetera. Ma in più qua non c'è, non ci sono neppure quelle azioni che il sistema informativo fa, adesso il nostro processo era semplice, non c'erano grossi segnali scambiati o grossi elaborazioni, ma tutte le cose che il sistema informativo può fare o da sé, senza il controllo, senza l'intervento dell'utente, o interagendo con altri sistemi informativi, non li vediamo. Quindi la parte, questo è vero nei diagrammi che uso, sarà ancora più vero nelle narrative, in cui a un certo punto succedono delle risposte al sistema a valle di lavorazione che non vediamo. Ricordiamoci che il nostro punto di vista nei casi d'uso è, immaginiamo di essere seduti a metà di questa linea. Non vedo cosa pensa l'utente, non vedo cosa fa il sistema, vedo solo cosa passa avanti e indietro, le informazioni che fluiscono avanti e indietro. Questo concetto lo riprenderemo meglio giovedì quando parleremo di narrativa. Ok? Allora, se questo esercizio è finito, abbiamo ancora un quarto d'ora, io magari prenderei a caso un esercizio di quelli del laboratorio e proviamo a ragionare sui casi d'uso di questo esercizio. E, ad esempio, l'ultimo laboratorio della settimana scorsa di cui, vabbè, dovevate fare il diagramma dell'attività, quindi non stiamo a rifarlo da capo, no? Non quello di domani, chiaramente. Allora, pensiamo al secondo, perché il primo è troppo facile perché di fatto c'è un utente davanti alla macchinetta, è un attore solo. Questo secondo è complicato il diagramma di processo, e l'avete visto, però proviamo a chiederci, normalmente il diagramma dei casi d'uso lo facciamo a partire dal diagramma di processo che ci guida, però nessuno ci vieta di cominciare a pensarci indipendentemente dal processo, quindi indipendentemente dai vincoli temporali. Quali sono le azioni, gli attori e le azioni che questi attori possono fare? Allora qua è utile perché ci sono molte azioni che non avvengono direttamente tra utente e sistema, ma avvengono internamente al sistema, tipo assegna un numero progressivo di pettorale, un'azione interna del sistema, oppure azioni che avvengono tra utente e utente, che già nel diagramma di processo non abbiamo messo. Ad esempio, gli addetti ammettono i partecipanti all'area riservata. Questa è una cosa che il sistema non può sapere, non può vedere. In più ci possono essere, e chiediamocelo, degli utenti che sono descritti qua ma magari non accedono al sistema. Cioè, gli addetti devono accedere al sistema? Sì. Sì, perché devono registrare la presenza degli utenti con il loro dispositivo mobile, ma questo è un dettaglio. Quindi l'addetto è un attore del sistema. L'atleta è un attore del sistema? Sì, perché si iscrive, ma dopo che si è iscritto non fa più niente. Quindi se per caso la parte di iscrizione non ci fosse, o forse un'iscrizione è fatta sul posto, l'atleta non sarebbe un attore, perché non interagirebbe mai direttamente con il sistema informativo. Quindi facciamo sempre attenzione che non è detto che vengono descritte delle azioni di persone, poi che effettivamente queste persone siano attori. Sono attori solamente se interagiscono col sistema. Quindi in questo caso se facessimo un diagramma di casi d'uso
prima di tutto chiediamoci chi sono gli attori. Allora, l'attore c'è sicuramente, diciamo, l'atleta, qui non è chiamato atleta, l'ho messo io perché chiamarlo iscritto mi piaceva, o partecipante mi sembrava troppo vago. C'è l'organizzazione. Allora, semplicemente un riempitivo per dire se accettano fino a tot oppure c'è qualcuno che fa cosa. Beh, sicuramente accettano al massimo iscrizioni, questo è il tipico requisito non funzionale. Non comporta nessuna azione precisa, semplicemente mi dà un numero massimo oltre il quale il sistema non deve più accettare iscrizioni, ma non è una funzionalità in cui qualcuno deve fare qualcosa. Un giudice con valida regolarità, il giudice pubblica il verdetto finale. Allora, a me sembra che l'organizzazione non ci sia, non faccia nulla, perché l'organizzazione sarebbe l'organizzatore, no? Il responsabile, magari c'è ma non fa niente. Chi convalida? Allora, questo, ecco, convalida l'iscrizione. È una persona o è il sistema che convalida l'iscrizione? L'organizzazione. Quindi voi intendete che tutta questa parte... Ma non può essere convalida. No. Allora, tu mi dici, può essere uno degli addetti a convalida l'iscrizione? La risposta è no. Nel senso che magari è la stessa persona, che però fa sia l'organizzatore che l'addetto. In qualità di addetto, un generico addetto non ha la facoltà di fare quelle cose. A me questa frase suona un po' strana perché ci sono delle frasi, delle parti tipo assegna un numero progressivo di pettorale che sono tipicamente del sistema. Comunica l'accettazione al partecipante è del sistema. Cioè il sistema che gli manda la mail o il messaggino che dice. Se invece comunica la sezione partecipante fosse l'addetto che gli dice guarda che sei accettato, vabbè, ti può stare qua come frase, ma nel modello non la vediamo questa azione, ma non ha senso, no? Invece accetta il numero massimo di iscrizioni, anche un controllo che può fare il sistema, l'unico dubbio è verifica la correttezza dei dati. Allora, che tipo di verifica, eh? È una verifica formale, che la data abbia senso, che il cognome ci sia, cose di questo genere, allora può essere fatta in modo automatico, oppure è una verifica semantica, sostanziale, che richiede l'intervento di una persona che possa valutare. Perché è l'unica azione che mi rimane quella della verifica dei dati. Allora, se pensiamo che la verifica dei dati sia una verifica formale, cioè ti scrivi, inserisci i tuoi dati, dici manca la data di nascita, manca il luogo di nascita, allora è un'azione che non... Questa è l'organizzazione, semplicemente è chi ha fatto il sistema informativo, il quale poi automaticamente, autonomamente, è in grado di fare tutti quei controlli. E non è necessario un responsabile dell'organizzazione che vada a spuntare nome per nome tutti gli iscritti. Quindi io la... Visto cosa sta intorno, le altre azioni che stanno intorno, la considererei un'azione svolta completamente al sistema. Una serie di azioni svolte completamente al sistema. E questo vuole anche dire che il caso d'uso per l'atleta è uno solo. Perché lui si iscrive, iscrizione online, vengono forniti i dati personali e alla fine gli arriverà la conferma. Se invece qui ci fosse un'azione umana, questo convalida fosse un'azione umana, allora ci saranno due casi di uso diversi, uno in cui carico i dati e l'altro in cui riceverò l'esito, perché non può essere contestuale, perché non posso obbligare quella persona ad essere incatenata a rispondere alle 3 del mattino esattamente quando l'atleta decide di iscriversi. Allora, in questa ipotesi noi abbiamo quindi l'atleta,
che fa una cosa sola essenzialmente, che si iscrive, quindi iscrizione online. Tutto questo è un caso d'uso unico, non è separabile. Se i controlli, che sono di due tipi, sul numero massimo di partecipanti e sulla correttezza formale dei dati, se questi controlli si possono fare in modo istantaneo e automatico, non c'è motivo di scherzare. Lui va, si iscrive, nel momento in cui fa iscritto, o il sistema gli dice errore, oppure il sistema gli dice va bene, il tuo pettorale è 312, fine. E quindi sei iscritto. Quindi si iscrive alla gara, non al sistema. Qui questo lo disegno direttamente a livello user goal. Poi che questo a livello di activity diagram sia complicato sono d'accordo, perché devi controllare il dato, come indietro, non va bene, il numero smash è superato, no, il token non va bene, vabbè, però alla fine deve essere svolto tutto nella stessa sessione. Se ho inserito i dati e non c'è stato conferma, se mi mancava un dato e non l'ho corretto, l'iscrizione non c'è, il risultato non è raggiunto, l'obiettivo non è raggiunto. E poi ci sono invece le azioni di altri due attori, che sono l'addetto e il giudice, che intervengono durante la gara con ruoli diversi. Poi può darsi che una persona fisica sia sia addetto che giudice, ma questo non lo vediamo qua. Cosa fanno gli addetti? Ammettono i partecipanti all'area riservata. Fanno così, con la mano, ma il sistema informativo non lo sa. E tramite un dispositivo mobile, questo sì, registrano la presenza. Durante lo svolgimento della gara, quindi dopo, sicuramente è un caso separato. Quindi all'inizio della gara, gli addetti, gli addetti faranno la presenza, o convalida presenza di un atleta, o l'atleta è presente ma non interagisce col sistema, quindi non è un attore di supporto, non è un attore secondario in questo caso d'uso. Cioè, per assurdo, se l'addetto dicesse Mario Rossi c'è, mentre in realtà Mario Rossi non c'è, il sistema non se ne accorge. Diverso sarebbe se il testo dicesse, mette la presenza dell'atleta, il quale conferma con l'impronta digitale. Allora a quel punto sarebbe un attore di supporto, perché dovrebbe agire anche lui direttamente col sistema informativo per fornire un dato, un'azione. E invece durante la gara registrano il passaggio. Vabbè, questo è semplice. Di nuovo l'unico attore è l'addetto, perché sicuro l'atleta non è che si ferma a farsi registrare, a controfirmare, eccetera. Lui sta correndo, poverina, sta cercando di sopravvivere in quella gara. E poi ci sono le azioni del giudice, che adesso in realtà il tempo stringe, quindi non riusciamo a analizzare in dettaglio. Dipende se, però dobbiamo vedere come abbiamo fatto il diagramma delle attività, se intendiamo un'attività veloce, istantanea, allora può essere un caso d'uso solo, più un altro di pubblicazione obbligatoria, oppure ci sono casi d'uso separati, cioè se ha senso separare la sezione dell'arrivo con la regolarità della corsa. Questo magari lo riprendiamo la prossima volta. Grazie. Thank you.